Lunedì 29, parlando di calcio, di tutte le tematiche relative a Genoa e Sampdoria, una chiacchierata calcistica che oggi si incrocia chiaramente con gli aggiornamenti, il monitoraggio del fronte meteo in Liguria, la nostra redazione al lavoro con tutti i dettagli dall'alba, di fatto vi raccontiamo l'evolversi della situazione in tempo reale, ovviamente sotto questi aspetti. Con me in studio il collega Marco Benvenuto, che ritrovo con piacere. Ciao Marco. Piacere ricambiato, ovviamente un saluto a tutti i radioascoltatori. Domenica calcistica senza acuti, con molti rimpianti ieri per Genoa e Sampdoria, al di là che poi in effetti qualche acuto c'è stato dal punto di vista tecnico, però poi si è portato a casa poco. 2-2 del Grifone con l'Udinese, con vista Milan, perché mercoledì ci sarà il recupero della prima giornata a San Siro. A proposito di Milan, è sconfitta per 3-2 della Samp proprio a San Siro contro i rossoneri nella serata di ieri. Partiamo dal Genoa, c'è molto da dire. Pari con l'Udinese, ricco di spunti. Io ti chiedo subito, fronte rosso-blu, se si poteva fare di più o in questi casi, come si dice, alla fine il punto meglio tenerselo stretto, anche perché la classifica è positiva. Io riesco a comprendere i tifosi genuani che speravano sicuramente, vista la caratura dell'avversario o quantomeno la classifica dell'avversario, speravano in un risultato differente per come poi si è andata strutturando la partita, e quindi insomma sui social e poi insomma nei commenti il rammarico è evidente. Non si riesce ancora, ovviamente, al di là della partita, a metabolizzare la scelta di Preziosi sulla panchina, però preoccupa sicuramente il prossimo calendario, futuro, anche in prospettiva. Però insomma Juric è l'allenatore di questa squadra, io non penso che adesso sia ipotizzabile con Mugugno ci possa essere un cambiamento, però insomma auspicherei per una certa correntezza, un po' di continuità. Per cui chiaro, la partita di ieri, al netto, come dire, dei temporali, è stata con luci e ombre, ovviamente poi magari vediamo di interpretarlo. È già qualche momento anche di confusione. L'Udinese ne veniva da qualche sconfitta consecutiva, ma anche la voglia dei friulani di riparsi con delle individualità importanti c'era, quindi l'attenzione occorreva essere alta. L'Udinese non è una squadra cotta, cioè nel senso al netto della classifica, è una squadra che si porta dentro delle possibilità di ripresa dei valori comunque importante per quella tipologia di classifica, quindi sono le partite, ma hanno sempre interpretato una ad una. È chiaro, Genoa poteva vincere, sono quelle partite che magari la banalità è scontatissima, puoi anche rischiare di perdere. Capisco le perplessità dei tifosi, le comprendo, perché sono quelle poi di tutti i tifosi in queste situazioni, però magari già dall'infrasettimanale col Milan, insomma, voglio dire, con la Juve doveva essere un massacro, invece Poi alla fine sono stati due pareggi. Il problema del Genoa, che si porta dietro comunque già dalla gestione Ballardini i troppi gol incassati, soprattutto nelle gare casalinghe. A proposito, Juve, ora Udinese, questa doppia prova per Juric, classifica che rimane molto buona, ma l'aveva già confezionata ampiamente Ballardini. Si è vista secondo te quella marcia differente, un po' mai già risposto nella tua analisi precedente, che Preziosi con il cambio in panchina ha cercato, ha voluto trovare, perché sennò in altro modo non ce lo spiegavamo quel cambio lì? Sostanzialmente per apprezzare i risultati di questo cambiamento bisogna attendere ancora un po'. Rendo conto ovviamente che il prosieguo del campionato non è a favore di Juric, però io vedevo e sentivo delle interviste, sicuramente l'uomo c'è, cioè l'allenatore c'è, non mi sembra un allenatore nel pallone, questa è una cosa di cui bisogna sempre diffidare quando si valuta un allenatore, mi sembra che abbia idee, sicuramente il materiale umano è quello che è, nemmeno poi tanto scarso sotto questo aspetto, perché poi la costruzione della squadra c'è, sicuramente si tratta di ricalibrare il campionato, il cambiamento è stato sicuramente traumatizzante, quindi insomma va anche riassorbito, metabolizzato, e Juric io penso che debba avere, visto che ormai l'allenatore del Genoa, debba essere lasciato lavorare. Credo ci abbia messo anche la personalità giusta e l'atteggiamento giusto nel riproporsi sulla panchina, almeno in
queste prime settimane di lavoro Juric. Ricordo qui su Babboleo News che come ogni lunedì parliamo di calcio, giochiamo i nostri tempi supplementari. Matteo Rovere con il collega Marco Benvenuto qui con me in studio. Ovviamente il fronte meteo in questo lunedì particolare di allerte che monitoriamo costantemente per quanto riguarda Genova e la Liguria. A proposito di cambiamenti rispetto a Ballardini, c'è stata poi questa curiosità legata ai rigoristi, cioè Juric ha confessato: no, non avevo fatto un mio elenco, si sono un po' arrangiati i giocatori. Romulo sul pallone, per fortuna, ha fatto gol, però dalla prossima potrebbe andarci Piontek. Io non oso immaginare se Romulo quel rigore l'avesse fallito, insomma. Ma Juric è un uomo di campo, no? Cioè, nel senso, credi che proporrà Piontek sul dischetto? Ma lui ha vissuto, intanto diciamo che io sono assolutamente d'accordo sulla non decisione di Juric, nel senso che se i giocatori decidono tra di loro di dare la palla, di uno si prende la responsabilità di andare sul dischetto, è una soluzione proposta dalla squadra dove l'allenatore potrebbe essere soltanto ti disturbo in quel momento e lui ha detto una cosa giusta, lasciamoli tranquilli, è stato e stato poi stato. Vedremo. Ma è normale, perché Juric è un uomo di grandissima esperienza in campo, probabilmente che si potrà ancora discutere come allenatore, sicuramente ci mancherebbe, gli manca probabilmente qualche anno di esperienza, no? Insomma, quella che leggevo in intervista a Mazzone, lui è arrivato agli 80 anni e ce l'aveva, e il carisma e tutto il resto, però è un uomo di campo, ha smesso da poco le scarpe bullonate, no? Come si suol dire, quindi sa come funzionano le cose negli spogliatoi. Se i giocatori avevano deciso così, era giusto così. Evidentemente ci sono degli equilibri e delle situazioni in cui magari quello che è deputato in quel momento non si sente, oppure preferisce lasciare, oppure c'è una motivazione forte di chi va sul dischetto. È andata bene, non andiamo a sorgogliare troppo. No, 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 appunto, poi ci auguriamo che il Genoa ne abbia molti a favore di rigori, ne trasformi molti. A me l'impressione che un po' viene data anche dal campo, soprattutto nel dopopartita, è che qualche ordine di scuderia legato ai rigori di Piontek, per comunque far aumentare il bottino di questo giocatore che è rimasto a secco rarissime volte, possa esserci. Ma però sì, io so che si ragiona anche così, però sostanzialmente sono così, poi si decidono a portare davvero i punti, certo, a casa. Certo. Io torno a ripetere, se il campo, la squadra l'ha deciso così, ha fatto benissimo Juric ad assecondarlo. Poi a ripetere allenamento magari parlerà, ma io rimango dell'idea, conoscendo un po' come vanno queste situazioni, che ha fatto benissimo. E poi Genoa questo rigore l'ha messo a segno, quindi tutti contenti. A proposito della mano e degli interventi di Juric, su un singolo sicuramente ci si può soffermare un paio di minuti in questa nostra prima parte di chiacchierata sportiva. Romero si direbbe beata e maledetta gioventù, perché il gol, due prestazioni importanti, poi questo rosso, però il giocatore c'è, mi sembra che abbia dello spessore, e bravo Juric a lanciarlo, no? Poi in un teatro così difficile come lo Juventus Stadium nella prima uscita. Ma è un giocatore giovane, è un difensore giovane, per cui insomma fare i difensori da giovane non è sempre facilissimo, sia dei mostri, dei geni, oppure insomma ci vuole dell'apprendistato notevole, oltre alle qualità chiaramente. Io ho visto un'occasione del gol, la sua reazione era quella di attonito, nel senso che, quindi insomma, in questo momento se tu decidi di puntare su un giovane in difesa ne devi accettare luci e ombre, se ci sono le capacità, insomma non tutti sono Maldini che a 16 anni sembrava già, o Bergomi che era capitato lì, non per caso. No, no, ma poi un'intuizione davvero felice questa di Juric, forse la gioventù, la foga di gioventù si è vista nei cartellini, perché a Torino contro la Juve dopo nemmeno 10 minuti mi sembra il giallo, poi è stato bravo a gestirsi, ieri un po' meno, però su questo giocatore credo che Juric punterà ancora molto. Tra l'altro nel pre-partita aveva detto: finché continua ad allenarsi così, è anche un messaggio ai più vecchi, o no? Ma assolutamente, ma ripeto, la reazione al gol, insomma, vuol dire, sono giocatori che magari per tante situazioni giocano col sangue agli occhi, quindi quando si gioca col sangue agli occhi oggettivamente qualche cosa di sbagliato si fa sempre. È chiaro magari che Juric può dare molto a questo giocatore, nel senso di indirizzarlo sulla maggior calo, ma è anche una questione di posizionamento, non è soltanto di foga. Se tu sbagli magari per inesperienza un posizionamento sulla linea difensiva, oppure ti fai beccare magari stupidamente, certo, a fare un fallo a centrocampo quando hai metri e metri per poter rincorrere il giocatore e tamponarlo nei modi che sono poi consueti per il difensore, ma questo insomma, non è che si nasce imparati. Certo, ci vorrà tempo per Romero, però già molte cose le ha fatte.
Certo, tra poco seconda parte dei tempi supplementari, c'è tutto il fronte Samp da analizzare, poi Milan-Genoa di mercoledì sera, qui su Babboleo News, cronaca attualità dalla Liguria, però ovviamente sempre in primo piano il fronte maltempo da monitorare, la situazione su cui vi teniamo aggiornati dall'alba con la nostra redazione, poi torniamo a parlare di calcio. Da Gailli fino al 7 novembre il Fero Emmentaler Svizzero a 9,90 euro al chilo. Olio extravergine Gailli a 3,49 euro il litro. Grana Padano DOP 16 mesi a 7,90 euro il chilo. Gailli Market, via Trebisonda a Genova. Giocattoli, giocattoli, giocattoli! Da Gianciò trovi già tutte le novità del Natale. In più da Gianciò, alberi, addobbi e tutto per il presepe. Ma fai presto, solo fino al 30 novembre, su un acquisto superiore a 50 euro, avrai in omaggio il nostro esclusivo bellissimo orsetto di Gianciò. A Genova Ponte Decimo. Ampio parcheggio. Gianciò. In Val Fontana Buona è cambiato il modo di vendere. Outlet Casa Arredamenti e Giuffra, insieme, in un unico punto vendita dove ristrutturare, riscaldare e arredare casa tua, con soluzioni tutto compreso. Giuffra, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e caminetti. Outlet Casa e Giuffra, a Gattorna. Perché in una bella casa si vive meglio. Il frullatore era triste. Tutti gli amici che aveva li faceva a pezzettini. Mele, pere, carote. Lui non era cattivo, c'era nato così. Ma un giorno arrivò una bici elettrica e scoprirono di avere molto in comune. Oggi con Iren c'è un lieto fine. È Iren Go, una vasta gamma di bici elettriche alimentate dall'energia del gruppo Iren, la stessa che alimenta il tuo frullatore. Acquistale su irengo.it e innamorati della mobilità a zero emissioni. Babboleo News, cosa succede in Liguria? A tempo in questo inizio di settimana in Liguria, allerta meteo rossa nella nostra regione in vigore fino alle 18 sulle province di Savona e Genova, massimo livello di allerta meteo. In provincia della Spezia, allerta rossa dalle 12 alla mezzanotte, l'unica provincia esclusa dalla rossa è quella di Imperia, dove l'allerta è arancione fino alle 15. Mattinata con protagoniste le precipitazioni soprattutto a Levante, tra il Tiguglio e lo Spezzino, tromba d'aria, grandine, pioggia torrenziale, mareggiata alla Spezia, treni fermi dalle 9.30 per dei detriti che sono caduti sui binari, allagamenti in molti comuni dello Spezzino, rivi al massimo della capienza a Monte Rosso alle 5 Terre, una tromba d'aria ha colpito il terminal container della Spezia fermando le operazioni in porto, vento che ha fatto cadere alcuni container vuoti. Nella notte in mattinata a Genova, diversi interventi dei vigili del fuoco per segnalazioni di frane e alberi caduti, per delle frane alcune linee bus di ATP hanno subito limitazioni in Val Bisagno e Val Trebbia. Alcuni smottamenti e allagamenti di box e scantinati dovuti all'esondazione di piccoli rivi sono stati segnalati a Busalla, in questo caso il rio Chiappa, e a Sori. Ieri uno smottamento sotto il ponte dell'autostrada vicino Staglietti ha costretto a sfollare due famiglie. Cinque famiglie isolate inoltre ad Avagna nell'entroterra e tornando nello Spezzino a Luni. Otto persone sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione. Babboleo News 92.9, tempi supplementari. Ben ritrovati sempre qui su Babboleo News, un buon lunedì da Matteo Rovere, seconda parte di tempi supplementari, parliamo di calcio, i temi sportivi che vanno ad incrociarsi in questo inizio di settimana con gli aggiornamenti e il monitoraggio del fronte meteo in Liguria, la nostra redazione al lavoro con tutti i dettagli in tempo reale in questo senso, anche sul nostro sito babboleo.it, con me in studio il collega Marco Benvenuto, per riavvolgere il nastro sul fronte calcistico, anzi sviluppare e sbobinare molti argomenti. Torneremo su Milan-Genoa, chiaramente in chiusura, recupero del primo turno di campionato in programma mercoledì sera a San Siro. Temi in casa Sampdoria però ora. Almeno un punto sperperato secondo te ieri dai blucerchiati, c'è cioè questo KO col Milan, chiaramente 3-2 che ha fatto arrabbiare Giampaolo, lo ascoltiamo tra pochissimo. Intanto ti chiedo. Sì, piacevolmente sperperato però, perché se stiamo qui a dire che insomma si poteva vincere addirittura in casa del Milan, vuol dire che il cammino è stato intrapreso in maniera positiva. È chiaro, poi analizzando la singola partita per i 95 minuti in cui si è giocato, il rammarico è forte. Ferrero ha spiegato a modo suo, è tornato da Ferrero, ha spiegato a modo suo che cosa può essere mancato alla Sampdoria. Io sarei un pochino più tecnico sotto questo aspetto e condivido di più la Sampdorino, anche quello ci mancherebbe, però
però ci limitiamo a questo. Sono molto d'accordo sulla dinamica, sulla disamina di Giampaolo in sede di post-gara. Mi è piaciuto il fatto che lui abbia detto non do alibi, abbiamo perso, perché le partite ovviamente si possono anche perdere, insomma, ognuno, certo, bisognerebbe anche capirlo. 3-2 in casa del Milan, passato in vantaggio, bisognava chiudere prima? Sicuramente sì, certo. Ci si è riusciti? Sicuramente no. Far meglio degli assist di Saponara e di Quagliarella era difficile, però mi hai fatto un bell'assist tu con l'anticipazione dei temi trattati da Marco Giampaolo, che coppia d'attacco, benvenuto a Rovere, insomma, ma vabbè, andiamo oltre. Sentiamo il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, nel dopo partita. Un Giampaolo in effetti amareggiato nella pancia del Neazza San Siro, perché ha detto, insomma, si poteva fare meglio. Sentiamo il tecnico blu cerchiato e poi proseguiamo con i commenti fronte Samp. Giampaolo. L'analisi è che queste sconfitte non vogliamo cercare alibi, non dobbiamo cercare alibi. Questa sconfitta va analizzata pensando, essendo, non lo so, squadra di rango. Perché se pensi di essere una squadra di rango, se lavori per essere una squadra di rango, non puoi accontentarti nemmeno di ricevere gli elogi, perché devi fare le partite a tutto tondo. Le partite in 95 minuti sono caratteriali, sono fatte di possesso palla, sono fatte di non possesso palla, sono fatte di attivazione mentale, sono fatte di dettagli. Sono fatti in tante cose, e quindi se abbiamo perso questa partita perché siamo stati capaci di fare molto bene alcune cose e poco altre. Le cose positive sono sicuramente la grande qualità, il grande palleggio, la ricerca del gioco sempre, l'azione del gol sono state fantastiche entrambe. Le cose che non abbiamo fatto bene sono stato il lavoro collettivo, il lavorare insieme, il non far pensare l'avversario. Questo ci ha messo nella condizione anche di allungarci, di disperdere energie. Ci siamo permesso di ci hanno cambiato il gioco su Suso 7-8 volte nell'uno contro uno. È un giocatore mortifero, questo lo sapevamo, ma le volte che l'hanno cercato sono state tante rispetto al numero che prevedevamo. C'è molto rammarico, perché se vuoi ambire a questa squadra, per come gioca deve ambire ad essere una squadra importante, questa sconfitta ti deve lasciare amaro in bocca. Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dopo la sconfitta col Milan di ieri sera a San Siro per 3-2, giornata da monitorare qui su Babbo News, lo ricordo per chi ci ascolta, sul fronte maltempo a Genova in Liguria. Ma ovviamente parliamo anche di calcio, perché come ogni inizio di settimana giochiamo i nostri tempi supplementari. Matteo Rovere con il collega Marco, benvenuto qui con me in studio. Amareggiato Giampaolo, ve l'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, sono diverse settimane, a proposito mi ripeto, che Giampaolo ha cercato anche dal punto di vista dell'attenzione nelle dichiarazioni di alzare l'asticella, e quindi è normale che se esci da Milano dopo una prestazione così, soprattutto nel primo tempo, sia un po' arrabbiato. È un po' arrabbiato e ne ha ben donde, lo ripeto, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, no? I due gol, Saponara, Quagliarella, sia per intensità di scambio che capacità tecniche, perché lì si sono viste alcune giocate, sia da parte di uno sia da parte dell'altro, veramente pregevoli. Eh già. E mi rimandano con la memoria, che insomma, voglio dire, sono abbastanza vecchiotto, a un gol a Milano contro lo Stranieri, come quello di Cerezo in occasione dello Scudetto. Ricordo un grandissimo gol a San Siro contro il Milan con Alviero Chiorri in Serie B. Che bei nomi, che ti ritrovi. La vittoria più applaudita. Insomma, sono gol importanti che denotano delle tecniche individuali notevoli, ma anche un gioco di squadra notevole. Ha ragione Giampaolo ad essere amareggiato, fa bene a rimarcarlo. Io spero davvero che questa attenzione e tensione rimanga anche dopo, a cavallo d'anno, certo, no? Certo. Quando invece la Sampdoria, perché noi poi abbiamo sempre paura di quello, certo. Lo dico con grande sincerità, i tifosi della Sampdoria, chi la segue, chi la ama, hanno paura nuovamente di un ennesimo caso. Io spero febbraio, quel periodo lì famoso, no? Dove poi l'attenzione va a calare verso il basso. Sì, perché allora è lì che hai il rammarico di non aver messo al sicuro una partita come questa, no? Se invece ti comporti la Sampdoria per tutta la stagione, i punti poi li fa. Certo, a proposito, bisogna trovare gioco forza anche le notte negative, perché se poi ne vieni da una sconfitta e comunque tre gol subiti, ne aveva subiti quattro in stagione fino alla partita di ieri, la Sampdoria. Ci sono i meriti del Milan, ci sono i demeriti anche
di alcuni singoli, forse perché l'impianto complessivo a me è parso che abbia retto, abbiamo detto bene Saponara, bene Quagliarella, i cambi male però, Sala, Caprari, Kovnatski entrati in maniera spuntata, con forse anche con la determinazione sbagliata, oltre che poi i limiti tecnici specifici, è così secondo te? Allora, scendiamo un attimo, allora, il discorso si fa cogente su Sala, soprattutto lo porta avanti il social, però evidentemente questo giocatore ha delle problematiche tecniche, probabilmente anche psicologiche, evidentemente ha pagato un avversario durissimo come Suso, giustamente l'ha definito Giampaolo mortifero, non è che però Suso non avesse fatto la sua partita anche indipendentemente dall'entrata di Sala, sicuramente la prestazione non buona, arriva con Murru in campo e il cross per, esatto, per Cutrone, esatto. Lo Suso lo fa ugualmente, esatto, forse magari con Murru si poteva pensare che se il giocatore Sala avesse spinto un po' di più costringeva Suso un po' di più sulla difesa, certo. Perché questi sono giocatori che comunque tu non marchi, no, no, li costringe un po' a rincorrere, può essere il tuo atteggiamento a limitare, quindi questo è già un ragionamento. La difesa non è stata brillante come reparto di per se stesso, non bene Anderson, non bene Tonelli che aveva stupito nelle ultime gare. Su questo giocatore Giampaolo lo conosce molto bene, ci ha puntato molto ed è giusto che sia così, e poi bisognerà vedere in proseguo di stagione, certo. Anche sotto questo aspetto rinforzo il sostituto ci potrebbe essere nei casi necessari, esatto. Non è mai una colpa di un singolo reparto, però sicuramente qualche individualità non è mancata. Pratt invece sotto questo aspetto appare un po' evanescente. Caprari e Kovnatski quando sono entrati, francamente, da giocatori che entrano, mi è piaciuto l'atteggiamento di Kovnatski, soprattutto di Kovnatski, sinceramente arrivava a dire questo, e francamente non vorrei che questo giocatore dopo aver fallito il calcio di rigore, complice anche l'età o alcune situazioni psicologiche, non capisse che deve darsi da fare. Ho capito che giocare su terreni di partita è difficile, però se il mister non ti fa giocare, evidentemente qualche motivo c'è. Io non ho mai conosciuto, e chiudo, un allenatore che si tagli i cosiddetti, nel senso che non faccia giocare un giocatore che lo vede in coro. Poi magari può darsi che ci siano anche delle dinamiche di spogliatoio che ti possa addirittura non parlarli, ma nessuno è così sciocco da non far giocare giocatori in forma. E beh, poi quando vai in campo fai prestazioni come quella di ieri, effettivamente dimostri di non meritarti granché di maggior spazio. Due giri d'orologio rapidi, fronte Samp, bilancio difficile da fare, però coperta un po' corta per giocarsi certi obiettivi, allora, perché abbiamo detto dei cambi. Sicuramente, poi insomma la coperta corta è corta per moltissime squadre, quindi anche quelle squadre che potrebbero trovarsi sulla strada della Sampdoria possono avere, io penso che possano avere i medesimi problemi. Io lascerei stare, il discorso Europa lo capisco, è una questione estremamente valida, è una questione importante, però in questo momento bisogna davvero fare punti. Io penso che poi, sì, io penso che poi degli obiettivi della cosa dell'Europa bisogna parlarne, diciamo così, nella seconda parte avanzata della stagione, quando effettivamente si decidono le sorti del campionato. Certo, Milan-Genoa per mettere che tre indizi facciano una prova nel percorso di Juric, mercoledì a San Siro, veramente in un minuto scarso, blitz fattibile secondo te? Ma anche meno, io ne sono convinto, io non mi sono stupito, non lo dico, l'avevo detto anche prima, non mi sono stupito della prestazione del Genoa a Torino contro la Juventus, così come non mi sono stupito della prestazione del Genoa contro l'Udinese. Io penso che i tifosi del Genoa si dovranno abituare un po' a questo otto volante. Quindi un po' di alti, un po' di bassi, e chissà che a Milano non possano esserci dei toni alti, degli acuti. E quindi l'augurio che se Juric riesce a centrare alcune situazioni, i giocatori stessi riescono a centrare alcune situazioni, per il Milan visto in campo contro la Sampdoria il risultato già non può portare a casa. Può essere da tripla davvero questa partita. Grazie Marco, benvenuto per aver giocato. Grazie, come sempre, è stato di stare qui a lunedì, non può che farmi piacere. Piacere nostro, abbiamo giocato insieme, i tempi supplementari, approfondimenti sul calcio Genoa-Samp che tornano lunedì prossimo, e continua ovviamente il monitoraggio da parte della nostra redazione della situazione legata al maltempo in Liguria in questo particolare inizio di settimana. Un saluto da Matteo Rovere, estate con Babboleo News. Allora lei oggi mi prepara un filetto mignon con un pochino di salsa bernese. Delicatissimo.